Ciao, sono Lara Naki Gutman e sono una pattinatrice su ghiaccio. Sono una pattinatrice sul ghiaccio e pattino da quando avevo 4 anni. E il figure skating è appunto pattinaggio su ghiaccio, pattinaggio artistico, quindi realizziamo delle coreografie. Il pattinaggio è uno sport comunque impegnativo perché mi alleno 4 ore, se non di più, per 6 giorni su 7 alla settimana. Questo sport è bello anche perché ha tanti aspetti, cioè non alleno solo il fisico, alleno anche la tecnica sul ghiaccio con i miei allenatori e anche la coreografia con la mia coreografa che è una ballerina. E poi fuori dal ghiaccio alleno anche le linee con una insegnante di danza. Negli ultimi anni ho avuto la possibilità di partecipare per esempio a una gara in Giappone, che è stata un'esperienza bellissima per me, e anche ai mondiali di Stoccolma l'anno scorso, anche se durante le gare non abbiamo tantissimo tempo per guardare magari le città o così. Guardiamo, diciamo, gli stadi di tanti paesi diversi, però sono contentissima perché riesco a girare il mondo facendo quello che mi piace. Sicuramente ho meno tempo per magari uscire con i miei amici rispetto alle altre persone. Non posso fare alcune cose che fanno i ragazzi della mia età. Poi l'alimentazione, devo starci attenta, mangiare bene e essere sicura di avere le energie giuste. Sì, a volte mi capita di non sentirmi parte magari delle cose o della vita dei miei amici perché appunto non ci sono, tutti i pomeriggi sono impegnata e quindi non posso uscire con loro. Adesso purtroppo il Covid ha peggiorato la situazione perché già magari prima non riuscivo a vedere i miei amici e in più adesso devo stare molto attenta perché si rischia tantissimo di magari saltare una stagione o saltare delle gare importanti e quindi oltre a non avere il tempo non posso uscire o comunque decido io di non uscire per tutelarmi per questo motivo qua. Prima di ogni gara ci sono ovviamente tante emozioni, c'è sicuramente un po' di ansia, però anche tanta adrenalina e voglia di fare bene, ma una volta che metto la lama sul ghiaccio e parte la prima nota, basta, ci sono io e il ghiaccio e mi sento bene. Mi sento libera di andare, più leggera, vedi? Mi piace scivolare e andare sui fili, sentire il vento fra i capelli. Sembra una cosa... Potessi ripartire da zero, non lo so cosa farei perché ho iniziato da così piccola che è una domanda difficile, però secondo me sì, perché è vero che mi piacciono tanti altri sport anche, però il pattinaggio è un'altra cosa.
potrebbero pensare che la mia vita sportiva, con tutti questi sacrifici, sia quasi una prigione. Ma in realtà per me è anche un rifugio, è un momento in cui mi sento libera.